Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Direttore Filippo Antonelli, allora, Beyond Football oggi a Cavenezia. Il senso di questa iniziativa? Il senso è quello di confrontarsi con quelle che sono, insomma, gli enti cittadini, e da Confindustria all'università, al comune, agli enti locali, per capire, insomma, le aree di miglioramento e quello che si può fare per sviluppare un progetto vincente, non solo sportivo ma anche sociale, culturale, di inclusione, di aggregazione e di sostenibilità anche economica. Quali sono le cose più interessanti che sono emerse durante questa iniziativa? Sicuramente la necessità di avere delle infrastrutture, la necessità di avere un programma, di avere una comunicazione tra gli enti locali e cercare di avere un'aggregazione che possa sviluppare dei progetti sostenibili. In tal senso il Venezia Football Club come si rapporta al territorio e ai supporters? Sicuramente con gli enti locali basta vedere quello dove oggi si è fatto questo evento a Cavenezia, che insomma è una aggregazione per, non solo per i nostri tesserati sportivi ma per tutta la città e per tutto quello che è il mondo del tifoso del Venezia, e quindi sicuramente il Venezia ha portato avanti da questo punto di vista, attraverso una collaborazione col comune, non solo lo sviluppo di questo centro sportivo ma anche il restyling dello stadio, ed è vicino al progetto anche del Bosco dello Sport per un eventuale stadio futuro. A proposito di stadio futuro, come sono i rapporti con l'amministrazione comunale? Ci sono delle novità? Avete più parlato di questo, del cosiddetto Bosco dello Sport? Parliamo, perché la collaborazione è buona, il dialogo c'è, costante, aspettiamo novità al riguardo, aspettiamo chi sarà il vincitore del bando e poi ci faremo trovare pronti per portare avanti anche noi la nostra parte. E anche per fare eventuali osservazioni, per fare degli eventuali suggerimenti appunto al vincitore del bando? Sicuramente sono convinto che il comune da questo punto di vista sceglierà sicuramente un vincitore molto preparato, che ha delle esperienze alle spalle. Noi sicuramente diremo la nostra su quelle che sono le nostre esigenze. Vice sindaco e assessore allo sport Andrea Tomaello, quali sono gli spunti di riflessione più interessanti che sono emersi da questo evento Beyond Football? Sicuramente legare il lavoro del Venezia Calcio, quello della città, quindi dell'amministrazione comunale, ma anche di tutti gli enti o le associazioni interessate, rappresentanti di categoria, Confindustria, Università e tutti quelli che erano presenti oggi. Fare un lavoro assieme che vada nell'interesse del migliorare le infrastrutture sportive, ma anche nella promozione sportiva più in generale. Ecco, in tal senso l'amministrazione comunale, per quanto riguarda le infrastrutture, quali sono i passi ulteriori per, diciamo, rispondere al territorio? Ma dove siamo oggi a Cavenezia è un esempio positivo di collaborazione, ovvero un intervento fatto dalla proprietà del Venezia ma su concessione del comune, e quindi questo tipo di azioni, partnership pubblico-privato, sono sicuramente importanti per migliorare le infrastrutture. Un'ultima cosa, il Bosco dello Sport, se ne è parlato anche oggi, a che punto siamo, quali sono i prossimi step? In questi giorni stanno definendo la gara per chi costruirà proprio lo stadio, poi insomma a breve partiranno i lavori, stanno già facendo una parte di cantierizzazioni per quanto riguarda la viabilità, spero per l'estate partano i lavori per il palazzetto, poi fine anno secondo me partiranno anche quelli dello stadio. Siamo proprio agli ultime pratiche burocratiche, poi insomma i passaggi tecnici e poi insomma è tutto pronto.